Non declinerei come baby gang il fenomeno dei ragazzi con dei disagi che abbiamo a Verona. Il fenomeno delle baby gang è molto più complesso, molto più articolato e molto più strutturato. Parlerei di disagio individuale che trova poi in delle istanze gruppali il suo collocarsi, ecco, per cui secondo me è anche più facile. Bisogna individuarlo meglio e lavorarci con più speranza, perché altrimenti rischiamo di mettere delle etichette che poi i ragazzi si portano per sempre. Lavorando come squadra tutto il territorio, la scuola, le famiglie e le istituzioni, e dando loro la possibilità di stare insieme in un modo altro, perché loro si trovano per stare insieme. Il collante è la violenza, l'aggressività, l'intolleranza, l'impulsività. Se noi cominciamo intanto a guardarli con occhi diversi e a dargli valore e a dire ho fiducia in te, loro questa cosa la scoprono. C'è veramente il capire che dal reato si può cambiare, cioè una costante evoluzione di recupero su questi ragazzi che sono i nostri ragazzi, che sono il futuro di una comunità, per cui la comunità si deve interrogare quali sono i problemi, il perché succedono certe cose e quali sono le attività, come si possono recuperare questi ragazzi e come tutti insieme si devono recuperare, quindi facendo veramente squadra, facendo una rete che sia educativa. Quello che manca è una grandissima carenza educativa. L'esperienza ci dice che i ragazzi possono essere aiutati attraverso un percorso di gruppo, lavorando però quando abbiamo dei ragazzi che sono particolarmente in difficoltà, devono essere seguiti da un gruppo anche di persone competenti, quindi psicologi. Poi non è sufficiente questo, bisogna che tutta la comunità, tutti gli adulti cerchino di accompagnare questi ragazzi e di ridare fiducia, perché spesso i nostri ragazzi, noi adulti abbiamo tolto loro la fiducia sul futuro. Sono stati dei casi, la pandemia, la guerra, il discorso climatico, che hanno tolto a noi adulti, ma di riflesso di più a loro, ai giovani, la speranza di un futuro. Quindi bisogna lavorare sia con persone competenti sul gruppo di ragazzi, quando abbiamo dei ragazzi particolarmente in difficoltà, e poi però ci deve essere il contributo di tutta la comunità e le istituzioni per dare fiducia ai nostri ragazzi.